Allora, ragazzi, questa piccola introduzione volevo farvi vedere che adesso il sito è pronto, il webshop è pronto, quindi a partire da adesso si possono ordinare gli spray paint dalla pagina web. E al momento ho messo su solamente 4, ce ne sono, ma ogni giorno ne metterò su degli altri. Quindi, per chi è interessato, volesse darci un'occhiata digitando maurosposito.com, arrivenite sul sito, anche digitando semplicemente il mio nome e cognome qui su Google. Anche senza il punto com, scrivendo solo Mauro Esposito, a voi ecco qui vi esce la pagina web, sito Facebook, canale YouTube, eccetera, eccetera. Quindi, semplice. Allora, nel sito qui c'è ordinato per categorie, al momento ci sono solo questi quattro, quindi su carta lucida 30x40 cm. Naturalmente il dipinto viene impaccato in modo che non si rovini nel viaggio, e i dettagli li trovate al momento di, per esempio, fare un ordine. E per ogni dipinto ce n'è solo uno, quindi diciamo questi lavori non vengono riprodotti. A parte alcuni, però diciamo la foto che vedete è quello che comprate. Qui per esempio, se dobbiamo comprare adesso, allora c'è il checkout, qui scrivete la vostra email, nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Naturalmente, se ordinate dalla Svezia, sono solamente 3 euro di spedizione. Questo perché vengono spediti dalla Svezia. Mentre, se scegliete un altro paese, al momento ci sono solo i paesi da là. Vediamo una cosa qui che non ho verificato. Ecco, allora, infatti, se io metto un paese come Sant'Elena o io che ne so, Sri Lanka. Quindi purtroppo io non li spedisco ancora fuori dall'Europa, quindi c'è solo l'opzione di poterli ritirare qui in Svezia. Quindi in questo modo qua. L'operazione non si può fare, però se io metto per esempio Spagna, allora mi viene shipping to Europe 5,99 euro. E quindi puoi diciamo scegliere questa opzione qua.
Per gli ordini superiori a 75 euro, la spedizione è gratis. E naturalmente questo dato vi viene al momento di, al momento che ordinate due quadri, automaticamente vi viene, l'opzione, diciamo. Allora, qui naturalmente adesso non procediamo all'ordine, potete pagare con PayPal o con queste altre opzioni via Stripe. PayPal mi redirige chiaramente alla pagina, in modo di poter, una volta aver scritto tutti i vostri dati qui. Allora, edit, cancelliamo l'ordine, shopping. Allora, ritorniamo al web shop e qui galleria, abbiamo altri link, in galleria ci sono un po' lavori che ho fatto in precedenza. Giusto per mostrare un poco le cose che ho fatto. Questi, quando ho lavorato, ho fatto street art, qui in esposizioni, anche qui. Lavori su tela, eccetera. Quindi qui ce n'è un bel po', sono solo una piccola parte di tutti i lavori che ho fatto in realtà, però c'è, cioè, per farsi un po' un'idea dei lavori che ho fatto in precedenza. Workshop. Street art, lavori su furgoncino, allora, questo era la galleria. Qui c'è un link, c'è scritto workshop, eventi, esibizioni, quindi c'è un poco, poco di informazioni. Qui c'è un poco di informazioni su me, le cose che ho fatto, le performance, Gotland Art Week in Svezia. È stata l'ultima del 2018, quindi questi sono stati in eventi particolari di arte dove io praticamente ho fatto delle esibizioni dal vivo, come per esempio mentre c'era qualche gruppo che suonava la musica, io allo stesso tempo ero lì e facevo questi lavori un po' più grandi del normale. Workshop, diversi workshop che ho fatto in diversi posti, la maggior parte qui in Svezia. Qui in una scuola d'arte, quindi con un certo numero di allievi, facendo, insegnandogli praticamente questa tecnica.
c'è un po' di esposizioni che ho fatto, quindi c'è tutto scritto qua per chi è eventualmente interessato. È così. Allora, ragazzi, qui c'è ancora questo link, è ancora un poco in fase di ristrutturazione e di aggiornamento. Allora, qui c'è la storia dello spray paint art. Per chi è interessato, si può guardare questi video che sono del inventore di questa tecnica, Sadot Fernandez. Ci sono qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 video molto 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 interessanti, perché questa è la nascita della tecnica da questo artista messicano. Qui c'è scritto la storia, e lo so, bisogna correggerla perché non ho avuto tempo di farlo, quindi ci sono degli errori di ortografia, di composizione, eccetera. È una cosa che devo fare al più presto, comunque, per chi la volesse leggere anche così, anche se non è scritta dalla penna di uno scrittore. Però diciamo si capisce il senso. In italiano, svedese e in inglese ancora da pubblicare. Verrà. Qui c'è un po' tutta la storia di come è nata questa tecnica. Qui, per chi volesse appoggiare il mio lavoro e volesse fare una donazione libera anche di pochissimi spiccioli, tanto per prendersi un caffè. Può farlo qui, è completamente libero da farlo, è solamente per chi eventualmente veramente fosse avesse veramente questa voglia, diciamo. E anche questo link è ancora da aggiornare, chiaramente adesso ci sono solamente il link donazione, donate, donate, questo non era per gli svedesi, donate, per chi ce l'ha in. Vediamo che succede quando si clicca. Ecco qua, esce in dollari. Quindi torniamo indietro, questo esce in corone svedesi. E gli manca il link di metterlo in euro e poi qualche altra cosina qui. Allora, ritorniamo al web shop e qui, insomma, il sito è appena stato montato, fresco fresco, quindi datevi un occhio e tenetevi aggiornati. Per chi volesse acquistare, quindi andate sul sito, ordinate e per qualsiasi problema mi contattate. Quello che gli manca ancora nella pagina a proposito è il formulario per contatto verso di me, lo farò a brevissimo. E comunque visitate anche i miei social, Instagram, Facebook, YouTube e naturalmente iscrivetevi al canale, così vi guardate i video che pubblico. Ciao a tutti, un abbraccio, alla prossima!